Vai! 3, 2, 1, contatto! Buonasera e benvenuti al Magic Flute Show. Questo evento va trasmesso in differita sul digitale terrestre nazionale da Sharing TV. Siamo anche in diretta streaming sui principali social network del gruppo che mi onoro di aver fondato 13 anni fa, Pyramid Café. Novità delle novità, siamo in collegamento con la grid di Craft World in Open Sim dall'isola di Piramidosita, ma non solo, siamo anche in collegamento con Second Life e precisamente con l'isola di Museum Island, con cui siamo gemellati da poco tempo. Adesso vado ad introdurre l'ospite per il quale siamo venuti tutti qua, signore e signori, ecco a voi Enrico Carmine Filiberti, se puoi raggiungerci sul palco. Come qui, benvenuto. Come qui. 4-4. Ciao Enrico. Allora, salve a tutti. Avete sentito, ti batto le mani anch'io. Queste parole che mi hai sentito pronunciare credo che saranno le ultime, perché quando questo signore prenderà il microfono non lo fermerà più nessuno. Questo signore qui è un pifferaio di prima categoria. Allora, vogliamo accomodarci Enrico? Prendi, se non anche a tempo, no, secondo me proprio torno, stavo bello comodo lì in piedi. Però ok, adesso andiamo ad introdurre anche la mia co-presentatrice Bruna Atena Picchi. Yeah. Buonasera. Gli occhi più belli del metaverso, signore e signori. Bruna presiderà tutti quei social, lo dico soprattutto al pubblico che ci segue in diretta streaming. Potete interagire dalle chat di Yahoo, di Facebook, di YouTube, di Facebook, eccetera, eccetera. Bruna ha la possibilità di leggere i vostri messaggi e quindi di riportarli ad alta voce qua in sala. Per quanto concerne invece OpenSea, Craft World e Second Life, discorso diverso, qui con noi vedete questi due avatar in prima fila, in particolare Steven Nightfire e John Noon di Museum Island. Praticamente attraverso loro sentiremo le voci di Second Life e di OpenSim. Ok Enrico, lo so che stai fremendo della voglia di parlare, però comunque tu che di Magic Flute Show hai fatti parecchio dietro le quinte, no? Sì. Sì. Ecco, com'è invece stare qua su sto divano? Beh, devo ammettere che è proprio comodo, guarda, io posso pure rimbalzare, morbidissimo, me lo dovevi dire prima, me lo facevo pure, me lo mettevo pure lì nella regia, stavo molto più comodo. Okay, no, comunque è stata un'emozione molto preziosa sin anche dall'inizio, lavorare dietro le quinte mi è sempre piaciuto comunque, finché le cose vanno bene, funzionano e sei parte di ciò, non puoi che essere soddisfatto del risultato, quindi bellissimo. Ok Enrico, tu sei barese, io ti chiedo proprio una cosa giusto per rompere il ghiaccio e poi dopo partiamo, sì. In quinta, ok? Tu sei barese puro sangue, però stai a Milano, studio ingegneria al Politecnico di Milano e poi lo dirò anche nelle slide. Ok, ho capito, vieni prendi posizione. Inizia pure il tuo speech, dai. Sì. Possiamo andare? Va bene, andiamo. Vadi, come diceva Fantozzi a TV. Oh, come umano lei. Come umano, super mega direttore galattico, ok? Allora, iniziamo dalla prima slide. La musica di Super Quark? No, ok, niente. Va bene, facciamo i seri per un minuto. Salve, sono Enrico Carmine Cirverti e oggi vi parlerò di Meta Comitè. Quando il metaverso... tocca cuori realmente pulsanti. Ecco, questo tema spero che verso la fine della mia presentazione
sarà chiaro il mio punto di vista in base a questo argomento, ma soprattutto spero che ne nasca una conversazione anche col pubblico, perché questo show è particolarmente interattivo e l'argomento di oggi non è particolarmente tecnico, ma piuttosto sentimentale e emotivo, e quindi il valore soggettivo della mia esperienza sarebbe nullo in confronto se non si confrontasse col vostro. Quindi mi raccomando, se avete qualcosa da dire, qualche domanda, sono sempre a vostra disposizione. Allora, prossima slide, che qua non siamo neanche partiti dalle basi. Allora, partiamo dalle basi, non vi sbagliate, niente ipotenuse, niente cateti, basi. Io sono Enrico Carmine Ciliberti, studente di ingegneria informatica dell'automazione, ma più precisamente laureato a una triennale al Politecnico di Bari in ingegneria informatica e poi mi sono trasferito a Milano per studiare una magistrale in ingegneria automation and control, che è una in inglese, per proseguire gli studi. Questo perché, come il terzo punto già stabilisce, sono un enorme amante della tecnologia, in particolare sin da piccolo della robotica. Insomma, Io Robot, uno dei miei libri preferiti, anzi uno dei pochi libri che abbia letto, non è vero. Comunque, in generale sono convinto che la tecnologia abbia un terribile potenziale verso il bene e verso il male. Come ho potuto già esplicare, sono un inguaribile chiacchierone e quindi stasera siete stati avvertiti, mi dovrete ascoltare, purtroppo siete venuti, se no vi conviene scappare subito. Ma in generale volevo portare a voi oggi la mia logorrea a uno scopo positivo, cioè parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, che è, prossima slide, appunto la metacognizione VR. Ho strutturato la mia discussione su tre punti cardine, a loro volta poi si apriranno ad albero. Che si tratta la metacognitiva VR, come è nata a livello storico e perché sono qui oggi a parlarne, perché sono felice di parlare di questa organizzazione nata così da poco, ma che ha già fatto così tanto. Prossima slide, questa è una slide molto breve, proprio un pH maggiore di 7, ma di poco, base poco poco. Ok, metacognitiva VR, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è la metacognitiva VR? Ho individuato tre punti cardini per descriverla al meglio. Ovviamente questi tre punti sono nati dopo mesi di eventi a caso, quindi la nostra comitiva non è nata su questi cardini, ma si è poi piano piano strutturata intorno ad essi in maniera del tutto naturale. Primo cardine di tutti, la socializzazione. Socializzare senza limiti, che è la prima foto a destra, come potete vedere, vediamo se riesco a prendere questo laser. Ecco, guardate come mi sento già 10 volte più intelligente a presentare con questo sistema. Allora, socializzare senza limiti, questa non è una lezione universitaria, quindi non serve più questo puntatore. La socializzazione senza limiti è ovviamente, visto che siamo qui oggi, tutti già lo saprete, è un punto cardine non della nostra comitiva, ma del semplice parola VR, la tecnologia. GVR utilizzata di realtà virtuale nel campo del social è un argomento talmente nuovo quanto affascinante. Pensate, in un qualunque istante che stiamo parlando qui, nessuno di noi effettivamente è dove noi pensiamo che è. Sono qui, sono a Milano, sono seduto sul mio divano. Francesco è seduto può essere seduto dall'altro lato del mondo, può essere seduto dall'altro lato della stanza. Quindi non serve che mi soffermi fin troppo sul fatto che che si può raggiungere di base dentro la realtà virtuale è senza limiti. Ora, ovviamente siamo in un gruppo italiano, quindi si parla sempre di Italia senza limiti territoriali, però le barriere linguistiche sono l'unico ostacolo che ci ferma dall'andare anche oltre Australia, Russia, perché no? E quindi il primo cardine sul quale si basa questo gruppo, come molti altri gruppi, è la socializzazione. Ma non è il solo. Che altro ci contraddistingue è il concetto dell'esplorare nuovi mondi. Esplorare nuovi mondi potrebbe sembrare banale e ovvio, soprattutto in Allspace, dove si ha un infinito numero di mondi generati da utenti, da Allspace stesso, e noi possiamo liberamente esplorarli. Non ci sono tasse da pagare, non c'è benzina che costi per raggiungerli. Come vedete da quella foto, si può andare in gruppo, e si possono esplorare mondi di lava, mondi sospesi, volare tra delle montagne impossibili, architetture mai viste prima, prototipi di mondi che verranno forse tra secoli. Ma l'esplorazione di nuovi mondi non è soltanto in termini così fisico. Mera fisicità di un mondo nuovo
non è l'unico punto che voglio trattare, bensì anche il concetto di mondo mentale. Ovvero, all'interno del nostro gruppo, nei mesi, si è sempre visto che una cosa che ci contraddistingue è che ogni persona che entra nel nostro gruppo spesso viene con diverse domande verso nuove tecnologie, legate soprattutto alla realtà virtuale, e ne esce arricchito. Per esempio, uno può essere esperto in un software di programmazione, può entrare non sapendone, può entrare un'altra persona che non ne sa assolutamente niente, ma da bim, da bam, dopo pochi giorni, queste due persone si incontrano e esplorano reciprocamente nuovi mondi, magari uno è esperto di software, l'altro è esperto di arte, si incontrano e questi due mondi, quindi più metaforici che fisici, uniscono e quindi vengono esplorati da entrambe le parti. E questo è un punto cardine che noi abbiamo sempre incarnato senza rendercene conto. Quindi non solo esplorare mondi tutti insieme fisici, ma anche far esplorare a persone novizie mondi mentali mai visti prima, tecnologie che non conoscevano, e questo, per esempio, questo episodio lo incarna perfettamente. In questo episodio molti di noi hanno avuto a che fare con tecnologie che non avrebbero mai visto prima, o che avrebbero visto sì, ma non avrebbero visitato in maniera così interattiva come avrebbero potuto fare in VR. E questo è il secondo punto cardine. Il terzo punto cardine, giuro che ho finito di punti cardine, ce ne stanno solo. Dare sfogo alla creatività. Direte, sì, vabbè, uno socializza, uno esplora nuovi mondi, la creatività che c'entra? Esatto. La creatività di fatto non è necessaria per un gruppo come il nostro. Avremmo potuto sempre girare nuovi mondi, ma poi potevamo fermarci lì. Invece noi siamo sempre andati avanti. In questa foto, come potete vedere, nella terza, stiamo seguendo un corso. Direte, un corso di che? Non stiamo a fare nulla. In effetti non stiamo facendo nulla. Ancora, alla fine di questo evento abbiamo realizzato un'intera isola tutti insieme. Nessuno di noi era entrato in quel mondo sapendo effettivamente come si facesse. Quelle penne che vedete sono penne da Maker, che in Rec Room, il software che in cui ora al momento non ci troviamo, questo è Allspace, in Rec Room è possibile, come minigioco a parte, prendere una penna e da un momento all'altro far apparire forme geometriche, robot, strutture mai viste prima, e poi ridimensionarle, ruotarle, distruggerle, renderle interattive. Una cosa che, immaginate le possibilità creative, ovviamente sono illimitate, e questa cosa a un novizio che non sa nulla, non è detto che gli arrivi, ed è qui che entravamo in gioco noi. Chi arrivava prima e conosceva di più questo software, lo esplorava, a volte ero io, a volte era qualcun altro, e poi insieme si formavano gruppe. In men che non si dica, si impara tutti insieme qualcosa di nuovo. Quindi nuovi mondi, anche lì, conoscenza, ma che danno sfogo a creatività. Grazie a questa creatività, per esempio, sono nati mondi come quello in cui vi trovate oggi, è stato creato da un utente che poi si è unito alla nostra community, ma abbiamo tutta una caterva di mondi creati in Allspace, da noi, da utenti singoli, da gruppi di utenti. Tra Rec Room abbiamo creato diversi mondi proprio allo scopo di intrattenere persone, tutto merito di creatività al quale il nostro gruppo ha dato sfogo. Magari una persona non sapeva neanche di avere il potere creativo in sé finché non gli è stato detto, ma lo sai che puoi fare questo, questo e questo, e quello, fighissimo, boom, il giorno dopo, fatto. Prossima slide, Rosario, andiamo avanti, che qui il pubblico me lo vedo bello pimpante, guardate come state tutti dritti, tutti non vi muovete affatto. Tutti pallidi, no, qualcuno non è meno pallido. Allora, meta comitiva, ma qui non abbiamo parlato del succo, le origini di questa maledetta meta comitiva, come diamine siamo arrivati qui? Bene, la storia è questa. Un bel giorno, era una bella giornata d'estate, no, non è vero, era settembre, ho pensato, ma perché tutti questi gruppi, ho già visto da altre parti, non riescono a organizzare, o meglio, no, alcuni lo hanno fatto, però vedevo proprio che c'era un distacco totale, almeno in Italia, verso il concetto di social VR. Le persone semplicemente non si incontravano con lo scopo di chiacchierare, conoscersi. Quindi la socializzazione, di cui abbiamo detto è un punto cardine del nostro gruppo, non c'era per qualche motivo. Le persone come me, se volevano rompere le scatole come sto facendo adesso a voi e chiacchierare con le persone, e in Italia non potevo farlo con semplicità. Stava andare in Allspace e dire voglio farmi due chiacchiere, e quindi ho pensato, ma sai che c'è? Allora lo faccio io, faccio un evento, ma come lo posso chiamare? Serve qualcosa di semplice. Due chiacchiere in VR, a posto. Gli italiani si incontrano in Allspace e vedono l'evento, e che c'è?
italiani allora esistono da queste parti, vengono e chiacchierano. Ovviamente vi lascio immaginare, a livello storico questo è successo diversi mesi fa, anzi quasi 7 mesi fa, non c'era nessuno, cioè, chi cacchio mi conosce, nessuno mi conosceva, e quindi è chiaro che postare niente senza spammare, quell'evento all'inizio non ci veniva nessuno. Quei due che vedete nella foto, questa foto è molto importante, dammi il laser, non il microfono, questa foto l'avrete vista, cioè, chi è nel gruppo Telegram o nel gruppo Discord, tantissime volte. Ecco, io ci sono particolarmente attaccato perché è una foto simbolica, loro sono i primi due italiani venuti al mio evento per caso, non sapevano niente, sono entrati e hanno detto: mi ho letto questo bel titolo, vediamo se c'è qualche italiano. E questo è Luca, lui è Giulio, loro sono i più vecchi membri del nostro gruppo e sono stati anche i primi ad entrare nel nostro gruppo Telegram. E quindi il due chiacchiere in VR è stato decisamente la base nata per far nascere questa comitiva. Andiamo avanti. No, non la slide. Una seconda cosa che ci ha permesso di andare avanti è stata l'introduzione di altri giochi, perché ovviamente noi siamo in Allspace, questo evento è in Allspace, sì, ma che siete il gruppo ufficiale di Allspace? No. Volevamo divertirci in tutti i modi, e Allspace, come potete vedere, non so se si vede, io sono ho dei muscoli proprio fortissimi, guardate che braccia, sono un grande, la forza di un sollevatore di polemiche, e con queste gambe posso correre per chilometri? No, assolutamente no. In Allspace non c'è molta cinetica da poter soddisfare, e quindi siamo passati a Rec Room. Rec Room è un gioco molto simile, ma a livello di socializzazione è ben poco strutturato, è molto più strutturato sul giocare. Stiamo giocando a bowling e questo è stato il primo evento italiano, quindi esattamente come la foto di sopra, questo è il primo evento in Rec Room. Come potete vedere eravamo 4 cristiani, 4 gatti come si suol dire, che a malapena ci conoscevamo e abbiamo giocato a bowling. Ed eravamo di venerdì, abbiamo pensato, ma sai che c'è? Il venerdì è proprio una bella giornata per fare una cosa senza chiacchiere, senza niente, buttiamoci le palle da bowling in faccia e via. E così... Quello è stato un altro punto che a favore della nostra nascita, il fatto che abbiamo cominciato a metterci il gioco, il divertimento, il riso, senza pensarci. La terza cosa che ci ha permesso di nascere del tutto è stata andare in altri gruppi. Insomma, andiamo a scassare le balle, mettete il gergo francese, di andare verso altri gruppi e conoscerli. In questa foto è stato il nostro primo evento di collaborazione con il gruppo la cui icona vedete qui in alto, VRChat Italia. VRChat Italia è un gruppo nato nel 2017 con lo scopo di unire italiani solo nel gioco VRChat Italia. Ovviamente uno dei nostri Spider-Man giocatori un giorno venne da me. Dico lo Spider-Man. Tu sei Spider-Man. Io invece sono Jack Skeletro, perché ovviamente quello rispecchia la mia linea ideale, sai che figata, bello alto e magro, magari un po' troppo magro, vabbè, mangio un paio di lasagne della nonna, magari così non potrei mai essere. Comunque, questo è stato il nostro primo evento, ma è stato il primo di molti, ed è stato anche il primo di molti altri gruppi che abbiamo conosciuto. Pensate che VRChat Italia non è stato neanche il primo gruppo con la quale ci siamo messi in contatto. Prossima slide. Io spero che mi stiate seguendo, se sto andando troppo in fretta non ditemelo, perché non è che rallento per voi, scusate. Però se avete qualche domanda, mi raccomando, fermatevi qualche volta, perché mi hanno sempre detto che io non sputo mai, ed è vero, verissimo. Allora, nessuna domanda? A posto. No, aspetta che forse sempre c'è qualcuno, c'è Bruna che si è prenotata. Proprio vado piano, che c'è pure lag. Bruna, sei prenotata? Bruna, non è timida. Sì, mi è stata passata... No, figurati. Mi è stata passata questa domanda tramite Petra, che chiede, secondo te, qual è il social VR più promettente e come te lo immagini nel futuro? Beh, dipende, più promettente in quale ambito, perché come ho appena detto, Allspace si è decisamente presentato come il migliore dal punto di vista della società. Su chiacchiere statiche che non giocare senza parlare. In quel senso Allspace si è strutturato molto bene come il number one, soprattutto perché a differenza di un altro gioco come per esempio è VRChat, anche VRChat è strutturato come una via di mezzo tra Rec Room e Allspace, cioè si chiacchiera bene, si gioca anche bene, ma il limite di VRChat è la sua instabilità dovuta alla enorme personalizzazione disponibile. Su VRChat le persone possono essere troppi avatar, troppo liberamente, e quindi possono mandare in bug gli altri utenti. Invece qui in Allspace, grazie alle limitazioni, come potete vedere, i nostri avatar sono limitati, veramente la stabilità è inequivocabilmente maggiore. Quindi il miglior attualmente per la socializzazione statica è Allspace.
Garchat è subito secondo perché è più si gioca di più a livello cinetico e si può chiacchierare un po' di più. Su Rec Room invece, sfortunatamente, dato l'enorme focalizzazione che si fa sul giocare, ci sono troppi bambini. Ora, non abbiamo nulla contro i bambini, però possiamo ben immaginare che se devi parlare di filosofia e concetti altamente complessi, magari un ragazzino non si interesserà, o magari se si interesserà sarà uno ogni 20 che ti fanno le pernacchie. Quindi se volete discorsi filosofici, magari Rec Room statisticamente non è il posto migliore. D'altro canto è il posto migliore per giocare, perché come vi ho detto prima, qui non ci sono giochi, ce ne sono pochissimi per come è strutturato. Spero di aver risposto alla domanda. Ok, grazie. Posso andare avanti? Va bene. Allora, questa slide ve la sarete gustata tantissimo mentre che rispondevo alla domanda, tra l'altro da notare il fatto che mi piace essere talmente ovunque che perfino nelle slide sono riuscito ad infilarmi, ringrazio il fotografo e il programmatore che c'è dietro questo editing, che mi ha permesso di apparire perfino nelle mie slide, volevo essere ovunque. Dunque, il fratellone della metacognitiva VR. Come vi ho detto prima, noi non siamo soli, ci siamo uniti con altri gruppi. Era un gruppo però che, a differenza degli altri, non era mai stato effettivamente legato a una sola piattaforma. Questo gruppo era appunto Pyramid Café. Ora, Pyramid Café è stato il destino a farmelo incontrare, perché io mi facevo gli affari miei, ero un ragazzo innocente, giovane, non sapevo niente. A un certo punto, in una notte buia, un evento, un uomo con i capelli neri, la barba nera, la giacca nera, già potete capire che è il cattivo della storia, come giusto che sia. Era questo signore qui, è lui che mi ha fatto fare le cose brutte, vostro onore. E quindi, dopo un'ora di conversazione bellissima, mi ha introdotto alla sua realtà. Questo gruppo, Pyramid Café, era esattamente come quello che vi ho appena descritto. I punti cardine erano praticamente gli stessi, ma nati 13 anni prima. E non in All Space o in Rec Room. Ovviamente 13 anni fa erano nati in altri giochi, ben più vecchi, ben più antichi, non vecchi, vecchi è una parola così brutta, antichi come una piramide. Voi vedete una piramide, non dite vecchia, dite antica, è bella, è fonda, c'ha cultura e conoscenza. Ma qui ovviamente una parola a Francesco, che è lui, quell'uomo, il mentore, il precursore, il pifferaio. Non l'ho pagato, io vi giuro che io non gli ho dato una lira. Però voglio dire questo, Enrico. Quando è euro dopo? Qua c'è Salazar, dopo, che è venuto a trovarci, che sì, è un co-owner di Pyramid Café, cioè dagli inizi, facendo la diretta streaming, Sergei, che è l'altro owner di Pyramid Café. Cioè, in questo momento, veramente, la storia di Pyramid Café, per di più in questa slide, magari vedete un evento che abbiamo fatto, era sempre un Magic Food Show, ed era in Second Life a Museum Island, quest'altra isola bellissima che è stata creata dal grafico di Super Quark, per tanti anni ha creato le riproduzioni 3D di Super Quark. Che vi devo dire, il 13° compleanno l'abbiamo voluto festeggiare qui con la Meta Committee VR. Io sono Vulcano nell'isola della creatività, però attualmente io mi sento assolutamente parte di questa community che è la Meta Committee che ha fondato Enrico. Io vedo qua anche Petra, che saluto, che è stata protagonista di un altro Magic Food Show indimenticabile, che è la fondatrice di Oculus Community Italy, che è la prima community italiana di Oculus, con cui abbiamo fatto una bellissima collaborazione. Cioè, questo è nel nostro DNA di trovare gruppi simili che hanno la stessa filosofia e poi fare delle belle cose insieme, ma non sono qua certamente per togliere spazio ad Enrico, perché questa è la sua serata. C'è una cosa bella, così guardando il suo occhio, vedere così tante persone che hanno partecipato a questi eventi, perché Pyramid Café è un gruppo che ha fatto eventi dall'inizio, dalla nascita. E prima che poi mi dimentichi, perché poi vi sapete, io saluto sempre tutto lo staff. Stasera, Enrico, se c'è una persona che dobbiamo ringraziare è Rubin, lo dobbiamo fare da subito, perché dietro questo evento c'è un lavoro immane che voi non potete immaginare. Legare tre metaversi attraverso la streaming, e poi vedrete
poi sempre, poi vi ringrazio tutti, ragazzi, poi vi ringrazio tutti. Un'altra cosa bella che voglio sottolineare, Rosario è arrivato da un'altra community, lui ha il suo gruppo appunto di Rec Room Ita, ha conosciuto Enrico, è stato qui su questi spalti a seguire il Magic Flute Show. La volta scorsa è stato un ospite del Magic Flute Show, ha fatto una bellissima serata e oggi è qui che ci dà una mano ed è lui a movimentare le slide e a fare l'assistente tecnico. Questo è lo spirito di Pyramid Café e della meta cognitiva. Abbiamo detto, è un mix di creatività, muovi ogni persona, se non sai fare qualcosa la si impara, se vuoi impararla, se hai curiosità ad esplorare una nuova conoscenza si può imparare, si chiede, si fa, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Ok, allora, possiamo andare avanti con le slide, ma abbiamo detto, così siamo nati, eravamo quattro gatti al Rec Room, solo due italiani, poi solo questo gruppetto a Viarchat Italia. Ora, questo è successo a settembre, per cui meno sei mesi dopo, diciamo più o meno matematicamente, non era importante essere precisi, ma abbiamo subito visto che c'era un enorme interesse verso gli eventi che facevamo, siamo cresciuti terribilmente. Ora io qui non metto i numeri perché i numeri perdono di significato, però diciamo solo che all'essere due o tre persone, adesso possiamo vantare un gruppo di centinaia di membri, le varie piattaforme, perché poi nel frattempo abbiamo creato un server Discord per i gamer un pochettino più appassionati, il gruppo Telegram è stato il primo e ci ha permesso di raccogliere le persone che non volevano usare Discord, non potevano, ma diciamo che noi non volevamo d'altro canto usare WhatsApp, cioè in generale WhatsApp e Telegram sono simili, però Telegram ha più cose, quindi alla fine Telegram la base, poi Discord e poi comunque arrivati a Facebook ci siamo, come abbiamo detto, uniti con Pyramid, perché a quel punto Pyramid Café aveva già un gruppo e che fai, non lo sfrutti, che fai, privi, come si suol dire. Quindi siamo cresciuti numeri in utenza e come potete vedere qui anche gente che inspiegabilmente tornava e si divertiva. Ora, giusto per perdersi un po' nei ricordi, ognuna di queste foto ha queste hanno il significato che vi ho già detto. Vabbè, questa è una delle tipiche serate che possiamo fare su Rec Room, dove spesso le mappe, non è che siamo pochi qui, è che il problema di Rec Room è che molte mappe hanno massimo 8 persone, quindi tipo adesso siamo 3, 4, 5, 5 e avevamo praticamente riempito e saturato l'avventura di Star Wars. Avete presente quando eravate bambini dicevate voglio usare le spade laser, mamma, e no non posso perché non abbiamo i soldi. Va bene, okay, i soldi sono un problema a parte, però in questo caso ecco potete impugnare qualcosa di molto simile a una spada laser e fidatevi, tagliano, anzi la cosa fanno pure male alle persone, perché se tu per sbaglio pensate un coinquilino che basta e voi colpite. Una domanda, c'è una domanda. Alzi la mano, Wolfman, così sappiamo dov'è e la possiamo raggiungere. Ecco, un attimino anche perché, e poi c'è anche Second Life che vuole intervenire. Allora, dobbiamo dare il tempo a Rubin che si avvicina. Tenete sulla mano, così vede bene chi è che deve parlare. Sì, può inquadrare e verrete visti nella diretta streaming. Abbiamo la lista comunque delle persone. Se alzate la mano, venite listati e comunque rimanete finché non... Alzi la mano. Comunque rimanete, non vi perdiamo. Siamo in tanti, non è facile... Non vediamo i vostri tag qua in alto. Attivate l'emoticon, perché... Ecco, vi chiediamo quando, dove, proprio per vedervi, alzate la mano così, e così la vediamo e capiamo chi siete. Magari l'ha messo per sbaglio Wolfman, può essere. So che non sta neanche parlando adesso. So. Può essere, vabbè. John? Hello? Wolfman è sparito. Ok, aveva sbagliato. Allora, Rubin, vieni qua da John, che vorrà, Second Life, che parla. Vieni qui in prima fila, non ti preoccupare se impalli qualcuno. Ecco qua, John, puoi pure parlare. Aspetta un attimo, ok. Okay. Sì, no, io volevo intanto salutare tutti perché scorsa volta ci avevamo provato senza grande successo. Stavolta invece pare che tutto funzioni bene. Quindi la prima cosa è questa. La seconda cosa, sento molto parlare di game, gamers. Noi esseliani viviamo in un profondo e
storico dibattito su storico questo dibattito. Concetto del gioco legato a Second Life, no? C'è un po' due visioni differenti. Quella che vede Second Life come un gioco, a tutti gli effetti, e quella che lo, che lo considera semplicemente un ambiente in cui fare cose fra le quali anche giocare. Ma mi sembra di aver capito che anche Al Space ha un po' questo, si fanno cose, ho avuto modo di ascoltare da Cappella Orsini grazie a Magic questa cosa qua. Ecco, volevo una spiegazione, perché parlavi tanto di game a questo punto di vista? Dunque, io parlavo soprattutto di game perché a livello di organizzazione è chiaro che questa piattaforma, la VR, nasce come strumento, come abbiamo detto, poliedrico, si può utilizzare in modi che solo la creatività ti ferma, però ovviamente siccome deve essere venduto come prodotto, il principale sistema per venderlo, almeno diciamo alle masse che hanno comprato il PS2 soprattutto, però non si limita a quello, è le persone che vogliono usarlo per giocare, proprio perché noi siamo stati pionieri di altre forme in Italia, in altre regioni, in altri paesi ci sono altre persone, però comunque in quanto pionieri siamo stati primi e non c'erano motivi per comprare la VR come strumento al di là del gaming. Quello che voglio dire è, non è che la VR nasce per il gaming e basta, filosoficamente andrebbe avanti, tecnicamente può fare molto di più, però ci devi credere e fare qualcos'altro tu stesso. Come ho detto, io non saremmo qui tutti a parlare organizzati se non ci si fosse organizzati di nostro. Non promuove, non cerca di vendersi promuovendo il lato sociale di essa, almeno non ad ora. Ad oggi, se si vende sul lato più connettivo, fa a livello di business. Come ho detto, Al Space connette posti di lavoro, come si connette un gruppo di amici, ma è una forte, ovviamente sempre il mio parere, però è una forte limitazione, perché tu non puoi, non riescono ancora a vendere il prodotto sotto forma di un mezzo, uno strumento sociale, proprio perché non ci sono ambienti sociali così pubblicizzati, così completi. Le persone qui si possono incontrare, chiacchierare, ma Al Space infatti è una delle applicazioni meno utilizzate chi ha una VR in maniera molto casual, proprio perché chi compra un Quest 2 spesso lo compra per giocare. Vuoi rilassarti la sera, magari non vuoi farti due chiacchiere. Per questo il problema del parlare di due chiacchiere in VR contro un game, parlato molto di game, perché quando devi attirare molte persone, inevitabilmente le persone, la prima cosa che ti chiedono è che gioco si può fare. Molte persone entrano nel gruppo e la prima cosa che dicono è: voglio giocare a questo gioco, di player chi c'è? Poi di fatto, per quello detto, nello slang dire che gioco facciamo stasera, si intende dire Alt Space oppure, che ne so, Rec Room, che magari non cui, intende proprio andare. Infatti anche noi alla fine, noi su Alt Space abbiamo Francesco, il microfono già attivato. Hai il make-up disattivato, non ti si sente da qui. Okay. In caso, in sostanza, in breve, usiamo la parola game perché è la parola più utilizzata, ma noi non crediamo che sia solo un game. La VR è molto di più e noi siamo i primi che, ripeto, io ho passato più ore in Al Space a chiacchierare senza muovere un dito che non a giocare su qualunque altro gioco VR. Però ripeto, io perché appunto non sono un gamer, ma molte altre persone parlano solo di quel gioco è bellissimo perché c'è quel livello così colà, e poi chiacchierare non chiacchiererebbero manco con se stessi quando vanno a dormire. Enrico, non ti voglio troncare, ma ci sono tante domande. Tronca, c'è Bruna che si è prenotata e poi anche Petra. È così. Bene. Scusa, c'è Bruna che Petra, non avete bisogno di megafono, potete parlare voi. Di fatto è un argomento complesso. Bruna? Sì, siamo tutti questa... orecchie. Aspetta che mi metto il megafono, scusatemi. A me è arrivata questa orecchie. Domanda per Enrico. Okay. La domanda è la seguente: secondo te Second Life può trasferire in VR? Si può trasferire in VR? Posso trasferire allora. In VR? Beh, allora, per me Second Life, almeno io non lo conoscevo così, non lo conoscevo se non per sentito dire, l'ho conosciuto molto di più quando Francesco mi ha irretito con le sue conversazioni, da quando l'ho conosciuto, e mi ha fatto capire che Second Life è un mondo ancora
molto attivo, ha molto ancora da dare ad altri metaversi, anche a se stesso, è ancora attivo e vivo. Quindi se possa passare in VR, il VR è una tecnologia per godersi i mondi 3D, quindi di fatto è più un discorso del le persone in Second Life si godono la realtà che hanno oppure vorrebbero qualcosa di più. Secondo me ogni persona si abitua allo strumento che ha. Io per esempio ho il mio VR, ma il mio VR è un Quest 1, è meno potente, si vede meno, ma a me va bene così. Magari per Second Life non dico che non ha bisogno della VR, cioè se potesse magari lo vorrebbe. Dico solo che può passare come no, perché è durata anni e anni senza e si è trovata ancora bene. Per questo ho pensato, se non avesse voluto non sarebbe andata avanti. Se esiste ancora è perché ha ancora qualcosa da dare, che sia o no in VR. Il VR è un surplus, per dire anche al Space ci si può, ce lo si può godere col computer. Un'esperienza, visto che è stato costruito per la VR, al Space è un po' ridotta, fatta dal computer, ma non è una brutta esperienza, è un'esperienza diversa. È come non dico un film 3D, un film normale, perché sarebbe una mezza castronica. Diciamo che è una di quelle situazioni in cui dipende dalla persona. Second Life senza VR io non l'ho mai provato, quando l'ho provato da PC mi è piaciuto. Con la VR sarebbe magari più immersivo, ma è normale, è per quello che nasce la VR, però l'immersività non è necessaria per godersi un'esperienza, fare molte altre cose, magari alcune pure meglio da PC. Puoi aprire PC anche Petra, 200.000 pagine, quindi per me domanda, può passare come no, non dipende dalla persona. Concludo così. Come sempre, la mia opinione. Non, io sarò non cattivo stasera perché lo conosco Enrico, so quanto va avanti. E allora, ogni tanto lo devo troncare perché sennò non riusciamo a dare la possibilità a tutti di parlare. Capito, Enrico? Porta pazienza. Perché andiamo all'altra domanda. Ok, Petra, volevi dire qualcosa tu? Nel frattempo, visto che ti sei prenotata, Petra? E ci dai le spalle? E come, Petra, dopo tutti questi anni? Qualche mese. Dopo tutti questi mesi ci giri le spalle così? Che okay, dai Enrico, andiamo avanti, perché eventualmente poi perdona, dopo... No, ma la domanda, io ero pronto. Allora, domande fatte, nessun'altra domanda, possiamo andare avanti con le slide. Ok. Diciamo abbastanza di queste organizzazioni, questo è Bowling, e questo è il mondo di... è un mondo che è nato dall'estro creativo di Matteo, che è questo... quest'utente che vedete in primo piano, e questo è un piccolo esempio sia del lato creativo che del lato sociale, perché questi sono tutti italiani che erano venuti all'evento di inaugurazione, ma il mondo in sé è un'Italia in miniatura nata dall'estro artistico suo e anche tecnico, però è stato un ammasso di idee, ci siamo messi insieme e abbiamo detto ma sarebbe bello se mettessimo questo, sì ma secondo me così è più bello, e così colà siamo arrivati ad arrivare a quello. Quella è una cosa che la VR permette di fare su una scala incredibile, cioè ci siamo incontrati, abbiamo detto ma sai secondo me l'Italia in miniatura sarebbe una bella idea, io lo so fare, ti propongo una cosa figa, tu hai un'altra idea, mettiamo insieme tutte le idee, beh, queste meraviglie. Niente, era un piccolo esempio sia per dimostrare quanti siamo, quanto ci piace essere qui. Salutiamo Matteo, speriamo che insomma tutto ok, doveva essere con noi stasera, e oggi purtroppo ha avuto un imprevisto. Già. Andiamo Matteo avanti comunque. Il chips. Ok. Dunque, questo era il passato. Adesso, prima di passare a un argomento più interessante, quello più filosofico, partiamo da una cosa molto più semplice. Cosa facciamo adesso, giusto per dimostrare che tipo di esperienze cerchiamo di promuovere nel nostro gruppo? Alcune prettamente di chiacchiere, come dicevamo prima, altre molto più cinetiche. Due chiacchiere, come avevo detto, oggi facciamo principalmente, poi, come dico alla fine, le organizziamo volta per volta, se uno ha una proposta si possono sempre farne di nuove, ma in generale le più preferite, le migliori scelte dagli utenti sono comunque il due chiacchiere in VR stabile il lunedì, la serata cinema il martedì, che può sembrare una cosa da nulla, però è bello il martedì, ti metti il visore e non hai solo l'esperienza di vedere un film che magari non sai mettere streaming, non sai trovare sul computer, ma soprattutto vedete l'esperienza di stare in gruppo, di chiacchierare, quella cosa che attualmente il Covid ci ha tolto sfortunatamente, però anche quando tornerà è comunque un'esperienza strana poter andare a un cinema completamente gratuito vedendo un film con altri italiani e passare così il martedì sera con tranquillità, si sta lì, ci si diverte e si chiacchiera, si fa amicizia, quindi sempre un lato non prettamente videoludico ma ludico, solo ludico. Magari video ludico perché c'è un video, uno schermo, ma vabbè.
Pictionary 3D. Il Pictionary 3D, ora, io il gioco si chiamerebbe Charade, però lo Charade è inglese. Pictionary è più italiano. Io personalmente non ho mai giocato né lo Charade né il Pictionary, quindi non so qual è quello più conosciuto in Italia. Però il generale è quello che potete immaginare dalla foto, cioè ci si mette in gruppo e uno a testa, una persona a turno, va sul tavolino e usando la penna maker che vi ho detto prima su Rec Room, questo è il gioco Rec Room, chiaramente non Al Space, si disegnano degli oggetti. Vedete, questo oggetto qui è disegnato in 3D, non è in 2D. Voi potete disegnare forme tridimensionali, di vari colori, usando forme geometriche base oppure linee, e le persone devono indovinare, senza indicazioni. Disegno Enrico, c'è ancora... e la gente indovina. Ancora Second Life che si è prenotata per la domanda. No, non avevo visto. Prego, Second Life, dica. On per l'oro taccia per sempre. Cioè, o magari no. Per noi è un anche il megafono. Se puoi mettere il megafono, John, perché non ti sentiamo lontano. Lontano. Perfetto. Dicevo, scusate se saremo molto, come dire, interverremo spesso, ma Al Space per noi un mondo totalmente nuovo e diverso, per cui la curiosità delle connessioni è alta. Riporto sì. una cosa che mi sta dicendo Seta Rosea, che dice, okay. Testuale, gli puoi spiegare che attirare persone noi facciamo altro e non giochiamo, e che quindi il gioco non è l'unico mezzo per attrarre pubblico? Questo che per dire che se si sul gioco il livello culturale, virtuale o reale rimarrà sempre discretamente basso. Cerco quindi insomma, di riassumere, di spiegare, ed è anche una curiosità che si trasforma in domanda relativa ad Al Space, perché noi su Second Life, tornando anche al discorso che facevo prima, cerchiamo di proporre, ci sono anche le discoteche, ci sono anche i bordelli su SL, e c'è il mondo dello shopping, ma cerchiamo di proporre eventi culturali che siano conferenze in cui parliamo di storia piuttosto che di costituzione, spettacoli di interpretazione teatrale, quindi in streaming interpretiamo dei testi. E mi chiedevo se anche questo tipo di iniziative circolano su questo mondo, e aggiungo una osservazione in cui mi trovo d'accordo con Enrico sul fatto che appunto SL non ha bisogno della VR, secondo me, perché funziona così, e una troppa immersività in un mondo che è dal punto di vista grafico molto avanti rispetto a quello che posso vedere dal punto di vista proprio estetico sarebbe certo. Inevitabilmente troppo pesante se dovesse implicare la VR, a parere mio, a meno che di non stravolgere tutto un programma, e dubito che lo si possa fare ormai. Scusate, spero di poter fare le due domande e di averle rese benissimo. È la dote della sintesi, John. Io tra l'altro volevo salutare Seta, scusa se mi permetto, John. Enrico, volevo salutare Seta che l'altra volta disse una cosa molto simpatica sul fatto che non eravamo riusciti a sentirci. Hai visto? Questa volta ce l'abbiamo fatta. Quindi di passo settino alla volta, vedi che adesso si interagisce perfettamente con Second Life e con Craft, gli amici di Craft che vogliono intervenire. Poi riguarda, insomma, lascio rispondere a Enrico. Allora, l'argomento è molto, la domanda è molto ben posta. In effetti, io pure sono un grandissimo amante del lato più culturale e intellettuale anche delle organizzazioni tra persone. Cioè, nel senso, io non avrei mai detestato, per dire, un dialogo, un appuntamento solo per parlare di un argomento di filosofia, di storia. Allora, qui io ho messo in effetti in queste slide semplicemente il programma televisivo nostro, questo che stiamo facendo adesso, che già in buona parte è quel genere di esperienza un po' culturalmente rilevante che mi pare di capire fosse ciò che stavi cercando che stavate chiedendo. Cioè, Al Space può fornire contenuti di livello intellettualmente più elevato? Sì, certamente. Quello che, come avevo già detto prima, alla fine noi cerchiamo di soddisfare le richieste di tutti, e ovviamente i primi ad essere arrivati sono stati coloro che, scelta popolare, abbiamo scelto
cose molto più semplici legate al gioco, ma ci sono state eventi occasionali che purtroppo hanno avuto poco riscontro, ma non vuol dire che non si possano fare. Abbiamo avuto anche esperienze più culturalmente rilevanti. Abbiamo per esempio appunto il programma televisivo nostro è un esempio perfetto, anche se non è l'unico, in cui comunque abbiamo parlato di argomenti di tecnologia che le persone non avrebbero mai potuto incontrare, e comunque abbiamo sempre cercato di spingere, se non un discorso culturalmente rilevante, almeno lo strumento tecnologico e le sue potenzialità. Mi spiego meglio. Se uno è in rec room si gioca, e abbiamo capito, giocare non è la cosa importante. Però, se per esempio abbiamo a che fare con l'arte, in space ci sono abbiamo fatto dei giri per i musei virtuali, ci sono in All Space, abbiamo promosso anche diverse volte degli eventi in cui l'unico scopo era girare per All Space provando e discutendo arte di vario tipo. Ora, io qui non vado a citarle tutte, però abbiamo avuto mostre fotografiche di membri anche italiani proprio, e se non erano italiani comunque potevamo girare grazie al Virtual Gallery, i cui tele sono qui. Abbiamo anche accesso a mondi di pittura e arte tridimensionale o 2D scannerizzate apposta da artisti veri che sono venuti in All Space per proiettare la propria arte e portarla qui. Quindi Space può fornire anche il lato più culturale. Poi che non ci siano stati eventi, io qui sto parlando degli eventi più selezionati, più preferiti fino ad oggi. Come ho detto, noi siamo un gruppo nato da poco più di 7 mesi. È chiaro che poi i giorni della settimana sono limitati, siamo comunque un'organizzazione no profit, di conseguenza lo facciamo per passatempo. Quindi è chiaro che se non abbiamo spinto ogni tipo di, per una mancanza di tempo o di richieste, magari avessimo avuto più richieste avremmo fatto più volte. No, si può comunque fare qualcosa di più culturalmente rilevante. È solo stata una questione anche di coincidenza. Fabio. Insomma, qualche cosa di livello. Sono stati solo argomenti un po' meno trattati, con meno eventi, ma ci sono stati. E ci sono, però come ho detto sono stati di meno, quindi perdonate. C'è anche ciò che si è prenotato, Enrico. Ciccio Quarto. Ciao. Sì, salve. Ciccio. Sentite, buonasera. Ecco Ciccio, Rubi, sulla tua destra. Aspetta un attimo, Ciccio, se puoi alzare la mano così ti vede Rubi. Arriva la telecamera regista. Ecco, perché anche bello inquadrare le persone che parlano e farli vedere. L'incorreggibile Rubin, l'inafferrabile Rubin. Sì, niente, era soltanto una considerazione rispetto al punto sollevato da John in precedenza, sul fatto che Second Life possa mantenere la sua attitudine attuale. Io, per come la vedo io, penso che comunque ogni tecnologia ha il suo tempo. Chiaramente Second Life è nato comunque diversi anni fa, e quando è nato ha sfruttato quel tipo di tecnologia, quella 3D che andava in voga in quel momento, e l'ha sfruttata comunque in una maniera molto, molto incisiva, molto approfondita. Chiaramente nel frattempo il mercato cambia la tecnologia, e adesso noi assistiamo all'evolvere della realtà virtuale, che è nata comunque come un fenomeno molto di nicchia, lo possiamo ancora considerare per certi aspetti molto di nicchia, però sta progressivamente crescendo, e quindi come tutte le tecnologie tende comunque a crescere e a soppiantare con il tempo quelle che erano le tecnologie precedenti. Quindi io penso che la vera domanda che mi porrei io rispetto a Life è: quanto tempo potrebbe passare prima che Second Life perda così tanto terreno e diventi così tanto obsoleto rispetto alla tecnologia emergente della VR, tanto da accumulare un gap incolmabile a quel punto di vista, tanto da rimanere indietro e tanto da non poter più offrire la quantità e la qualità dei contenuti che magari la VR potrebbe arrivare a promuovere, a rendere disponibili fra, non so, 5, 6 anni, 10 anni, quello che saranno. Penso che da un certo punto di vista restare troppo indietro, restare troppo miopi rispetto a quelle che sono le tecnologie che si propongono nel mercato potrebbe non essere proprio un approccio saggio per potersi mantenere in vita. Se posso permettermi, sì,
è vero, sono d'accordo. D'altra parte è già più longeva, penso, di qualunque altro software della storia della computer grafica, Second Life, che ormai compie 17, no, compierà 18 anni tra pochi giorni. Incredibile. Maggiorenne. Vai, può guidare. Sicuramente sarà un giorno in cui non avrà più senso. Per il momento, da quello che vedo in altre realtà virtuali, quindi con l'uso di visore o altri, soprattutto col visore, o la realtà aumentata, Second Life continua ad avere un senso, perché dal punto di vista estetico io trovo solo Sansar che è superiore, ma che è complicato e sembra non spiccare mai il volo. Poi magari arriverà un giorno in cui improvvisamente lo farà, ma al momento sembra un progetto abbastanza fallimentare. C'era anche Craft World che si è prenotato. Ho visto che ha alzato la mano Steven. Io qui più che altro volevo capire se... Beh, penso che la domanda di Ciccio era più un'affermazione con giusta conferma, quindi non credo che serva un commento ulteriore, ecco, tutto qua. Una domanda che sa che aveva già la sua risposta. C'è piramidosita. Vai. Manda. E Steven. La domanda. Dai. Pem. Da Lorenza. Non so che fare. Mi sentite? Ecco. So che fare, allora, sì, ti sentiamo. Aspetta, innanzitutto ringrazio per questo bel diverse. Io dopo essere stata alcuni anni in Second Life, sono passata in Craft. Ambiente molto amichevole, e soprattutto a questa grande, come dire, caratteristica essere una realtà in cui tutto è gratuito nel senso migliore del termine. Infatti, come abbiamo detto, la possibilità, la domanda è finita o non sto sentendo il resto? È finita la domanda? Quello che vorrei chiedere è, okay, visto che qui noi abbiamo un mondo in cui c'è una estetica molto vicina a quella di Second Life, vorrei chiedere in che modo voi pensate che siano integrabili queste tecnologie così diverse rispetto a queste di Second Life o di Craft? In che modo voi pensate che siano diverse? In che modo possono essere integrabili Second Life, Craft con la VR? Poi magari io anch'io vorrei dire qualcosa su questo, che ho esperienza in tutte queste piattaforme. Casomai, Steven, alza, cioè, metti il megafono quando dai la voce, così ti sentiamo bene. Sì, vero, mi è andato via. Okay, comunque abbiamo sentito la domanda di Lorenzo. La differenza, come si potrebbero implementare Second Life o OpenSim su per quel che riguarda la realtà virtuale o cioè queste piattaforme? E l'implementazione si rifà un po' come dicevamo prima, ha senso che diventi VR. Beh, ha bisogno di implementarsi. Cioè, Second Life, quando ho visto Francesco venire da me, non mi ha mai detto che Second Life abbia veramente, o anche piattaforme simili, abbiano bisogno davvero di passare o di integrarsi o di farsi integrare. Come ha detto prima lui, giustamente, Second Life sta bene dov'è attualmente, e quando ci sta di veramente graficamente superiore, allora l'utenza di Second Life potrà trasferirsi, diciamo, in un mondo che abbia capacità grafiche, ma con l'extra VR, perché attualmente, giustamente, l'extra VR per loro è questo, è un extra, il che è giusto anche così, perché Second Life si è creato una struttura autosufficiente. D'altro canto, anche la VR nasce con bisogni diversi, cioè la VR nasce interattiva, quindi se sei in VR il livello di interazione compensa il livello grafico almeno per buona parte, per cui la VR nasce proprio con un obiettivo, almeno secondo me, che è totalmente diverso, perché una persona può fare cose nella VR per il quale non serve necessariamente grafica, cioè la grafica è estetica, ma non è pratica. Poi vabbè, io come ho detto studio per diventare un ingegnere, teoricamente sono un laureato almeno triennale in ingegneria, quindi con la mia mente ingegneristica penso praticamente che se una cosa funziona, che sia bella o no,
Io non costruisco palazzi. Se io costruissi un palazzo, direi, per me il palazzo basta che non crolla, poi che è bello o brutto, ma questo del resto significa anche che quando io creo i mondi in 3D, gente mi ha solo commentato una parola: schifo. Non mi hanno mai detto che i mondi sono belli. Strutturalmente funzionano, esteticamente sono brutti. Quindi io non mi intendo di estetica. Però se dovessi parlare di ciò, direi che la VR non ha bisogno di integrarsi con programmi Second Life, come Second Life non ha bisogno di integrarsi con la VR. È l'inverso della domanda di prima. Cioè sono due mondi abbastanza indipendenti tra loro, laddove quindi uno vuole fare il salto è perché sceglie di variare i propri obiettivi. Sì. Mentre Second Life ha enormi potenzialità grafiche e anche a livello di socializzazione e anche a livello di, per esempio, monetario, a livello economico. Mi hai spiegato tanto che Second Life ha un sistema monetario... Sì. Se mi dai la possibilità, due secondi, parli. Enrico, perché questo è un tema che mi è molto caro ed è anche una tematica molto delicata, no? Io che ho esperienza e provengo da quei mondi, provengo da Second Life e da OpenSim. A Rubin volevo chiedere se poteva spegnere il microfono, volevo solo dire questo. Mi preparo le che, la cosa importante, secondo me, è mettere in contatto le community, esattamente ciò che stiamo facendo adesso. Perché? Perché questi sono mondi nuovi, sono nuove esperienze, ma mettendo in contatto con tutto quello che è stato fatto in Second Life, in OpenSim, dove avvengono quelle cose, tutti quegli eventi culturali che accennava prima John, ad esempio, ecco, noi dobbiamo far sì, noi stiamo costruendo letteralmente una community pensante, cioè una community fatta di italiani che produce anche degli eventi culturali, eccetera. Non possiamo sicuramente dimenticare, no, tutto quello che è stato fatto prima. Anzi, vogliamo portare questa esperienza nei mondi delle piattaforme della social VR. Ok, ho visto che si è prenotato forse ancora John. Essere. Sì, ancora sì, John. Sì. Controllo. Okay. Sì, è lui. Vai Second Life. Lo so che mi odiate. Allora, Non odiamo. Alza, metti il megafono, John. Infatti, odiamo chi non ha il megafono. Intanto Seta ricambia i tuoi saluti e mi chiede di dirti che alla fine Adamo ed Eva sono riusciti a baciarsi. Wow, grande. questa cosa non la possono capire tutti, ma insomma... Beh. Esatto. Ma è molto bello. Io avrei mangiato la mela, onestamente. È molto bello. Questo argomento è una cosa che almeno personalmente mi interessa molto di più. Cioè, il fatto intanto di questa cosa che abbiamo, grazie a te soprattutto, Magic, fatto nascere contro Frammondi. Cioè, in questo momento è come se un pianeta su Alpha Centauri stesse comunicando con la Terra, in qualche modo, no? Ci sarebbe un lag bestiale, però, Sì, ma anche però... di qualche luce, ma questi sono dettagli. Tra l'altro, John, la vedi sta piramidina qua? Questo è un portale che collega i mondi. Esattamente. Concluso, vostro onore. Ho concluso. Nella necessità del alimentare l'aspetto culturale nei mondi virtuali, proprio per quanto più possibile contrastare i pregiudizi che continuano a esserci verso questi strumenti. Troppo spesso, troppo spesso ci siamo imbattuti in articoli di giornale o di telegiornale, l'ultimo di recente su Rai 1, credo, Rai 2, non ricordo quale fosse, in cui si parla in maniera veramente approssimativa del mondo virtuale, definendolo un fallimento o solo un ambiente per giocare l'immagine che si ha di un posto per bambini, non per adulti, quando in realtà noi mi sembra che minorenni non lo stiamo, no? E non dovremmo essere, tra l'altro, qui se fossimo minorenni. Mostrando questo aspetto, meglio, potenzialità culturali, educative, istruttive, qui si possono insegnare cose, si possono conoscere cose, si può creare curiosità nelle persone. Può trasformarsi curiosità nel mondo reale di qualcosa, per esempio. Ecco, io credo che la frontiera sulla quale questo gruppo
deve lavorare sia proprio questa. E mi augurerei, concludo, che riuscissimo a trovare un modo per comunicare con la stampa, in modo davvero di riuscire a trasmettere un messaggio e a ridare valore. Dobbiamo mettere insieme tutte le migliori risorse che abbiamo per fare quello. Allora, io come hai potuto vedere, hai finito ovviamente, no, ti faccio continuare. Giuro che sarò velocissimo a questa risposta. Sono d'accordissimo con te e del resto siamo qui oggi, come ogni episodio del Magic Flute Show, proprio per parlare di argomenti seri, senza voler giocare, proprio per dimostrare che questo mondo non è un mondo di soli giochi, cioè c'è anche il gioco, per carità, però non è solo quello, è come ogni mondo, è come pensare che la realtà si giochi soltanto, no, nella realtà si lavora, si ride, si scherza, ma si fanno anche i seri. Questo è il nostro momento serio. Tutte le persone che sono venute a giocare, sono venute a essere serie, e noi stiamo parlando di un argomento serio, quindi sono d'accordo con la tua affermazione e ribatto dicendo che qui, adesso, stiamo esattamente combattendo al meglio attualmente che possiamo. Stiamo creando, se non un discorso, un dialogo, stiamo pure lasciando tracce di questo discorso e di questo dialogo, numeri, registri, ovunque, su internet, via video, via edit. Inizializziamo la conversazione affinché chi viene dopo di noi, con noi, mano nella mano, continui questa conversazione. Magari fra 10 anni questi discorsi saranno storica, perché sarà ormai, non sarà più preso in giro completamente. Per esempio, io sono arrivato ad amare, che ne so, YouTube, che 10 anni fa erano video di gatti e stupidi e basta. Adesso, 15 anni dopo, eccetera, ci sono ancora video di gatti stupidi, quelli non li toglie nessuno, dominano internet, però ci sono anche persone che con il ruolo di YouTuber fanno grandi cose, donano alle onlus, migliorano la società al meglio che possono, oppure ci offrono intrattenimento, perché sono anche quello. La VR deve diventare la stessa cosa, e noi abbiamo scelto di essere dei pionieri allo stesso modo, ovviamente piano piano, cioè, come ho detto, noi siamo appena nati, voi siete una community da 13 anni e guarda caso voi ci siete praticamente riusciti. Second Life non è visto come una piattaforma per giochi, ma è visto come un mondo di tante possibilità, tra cui il giocare, ma come hai detto tu, la minoranza, il gioco. Qui stiamo facendo ancora... in modo che si arrivi alla stessa conclusione. Scusa Enrico, so che sono cattivo e pedante, però voglio dare la parola a tutti. Si era prenotato anche Kraft, e poi così poi avanti con l'ultima slide. Volevo solamente dire agli amici di Kraft che se si affacciano fuori dalla finestra di quella sala, del salone di Piramide Zita, vedono che ci sono le locandine di un evento che venne fatto nel 2009, che si chiamava Mondi Comunicanti con Mario Gerosa, dove mettevamo in comunicazione tutti i mondi che c'erano allora. Non esisteva ancora il space, però mettevamo in comunicazione OpenSim, a quei tempi lì c'era la grid di Cyberlandia e le isole di Second Life. Adesso Steven, c'è qualcuno da che deve parlare? Sì, c'è una domanda. Quale Eva? Perché ce ne abbiamo diverse di Eva lì. Eva Noir. Ok, la bellissima Eva Noir, avanti. Eva, silenzio. Nostra inviata. Il silenzio degli innocenti. Ah no, quella è un'altra cosa. Non la sentiamo. Eva, casomai poi casomai te la facciamo fare dopo, così non ci fermiamo troppo. Okay. Infatti, allora, se la domanda non sta riuscendo, fatta dopo. Sì, no. Sì. Leggo io, vai, aspetta un attimo. Okay. Allora, la domanda è da Todino, che dice che io ritengo che per incrementare le utilizzabilità di SL, Kraft e VR, va bene, sarà indispensabile trasferire sul cellulare queste app. Voi cosa ne pensate? Il cellulare? Cioè, nel senso, il mezzo di comunicazione che noi abbiamo nella nostra tasca? Esatto, esatto. Ah, questa domanda è bellissima, mi piace tanto tanto. Allora, rispondo però in fretta, perché sennò perdo, io so che se mi piace. Il telefono, purtroppo, ci ha rovinato la socializzazione al giorno d'oggi. E ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, come direbbe il poeta
Cozzalone, non dobbiamo nascondercelo, il telefono purtroppo ci ha distratto dal parlare, qui in VR noi possiamo parlare senza distrazioni, perché se tu non vuoi parlare con me, me lo devi dire e ti devi togliere il visore per guardare il telefono e divertirti altrove. Il telefono portato in VR purtroppo arriverà, fortunatamente arriverà, questo non è un se, ma stanno lavorando affinché tutto sia interconnesso a livello che se ci deve stare il telefono ci starà. Le persone ne hanno bisogno, del resto tutti gli youtuber e i twitchers giocano, hanno il computer collegato nel palmo della mano, ci sono dei programmi alternativi che se tu giri il polso ti arrivano tutte le notifiche, quindi è come un mini telefono in tasca, solo che invece che in tasca ce l'hai nel braccio, quindi il telefono c'è, arriverà troppo, ma io non sono d'accordo sul fatto che serva, perché il mondo reale è tale che alcune volte è giusto che sia collegato alla VR, perché come ho detto questo collega realtà diverse, quindi non è che dobbiamo fuggire dalla realtà, però il telefono in particolare al giorno d'oggi viene usato più per il male che per il bene, cioè siamo onesti, quante volte è veramente utile, quante volte una telefonata veramente importante possiamo riceverla, ovviamente non parlo per tutti per carità, però è probabile vedere in metro una persona che tira, io parlo della metro perché è Milano, quello fuori il telefono e ta 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 ta, e non posso mimarlo bene qua, però ta 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 ta, il telefono rovina le conversazioni e in VR sarebbe solo peggio, perché tu immagina, arrivi in VR magari in Allspace per farti due chiacchiere e ti prendi il telefono per guardare, che guardi a fare il telefono, che no, esci dal Allspace e fai prima, e la stessa cosa applicata un po' da tutte le parti, e questa è la mia opinione, cioè il VR arriverà nei mondi virtuali, sì, perché ne hanno un gran bisogno a livello di notifiche, magari c'è una telefonata importante, già ci sono modi per bypassare queste difficoltà, però io non sono del tutto convinto che sia una cosa bella, almeno dal lato sociale della cosa, perché qui in VR avevamo una cosa che non si aveva da tempo, l'attenzione incondizionata, senza il telefono che ti vibra in tasca, oh scusa, 3 ore dopo che stavamo a dire, ok. C'è anche Ruby che ha alzato la mano. Concludo. Comunque, come ho detto, se non c'è altro a quel punto, la domanda di Rubin, sì, io la porterò dopo le slide. Sì. Un'altra domanda e poi... Ma... Scusate, Mari, guarda questa roba qua. Secondo me la domanda non è tanto il telefono dentro Space, ma il Space dentro il telefono. Sì, contrario, tu dici? In che maniera? Praticamente poter fruire del mondo attraverso lo smartphone, in questo senso. Così come era, come possibile. Se voi ci pensate, questi visori qua, gli Oculus, no, sono degli smartphone che Android, sì, voglio dire, è già quello. E Allspace, come tante altre applicazioni, sono l'equivalente di altre applicazioni che abbiamo per gli smartphone. Non so se ho risposto alla domanda. Sono un'apprensione per Enrico che voleva andare avanti con queste slide. Magari facciamo aspettare un attimino Craft, questo che ha alzato la mano, perché era il parecchio che doveva andare avanti trattato i metaversi, quindi non è che stiamo andando fuori tema, però certamente diciamo che il lato più mi ho perso un po' prima, il lato più interessante o emotivo della presentazione diciamo che arrivava più o meno adesso, però è chiaro che l'abbiamo trattato in una maniera Voler essere interattivi a tutti i costi ci sono anche dei rischi, no? Nel senso che ci crediamo in questa cosa, nel poter dare la possibilità a tutti di interagire, di intervenire. Sono sicuro che può dare ulteriore carne al fuoco di questa conversazione, visto che anche nel rispondere alla domanda di prima è stato il connettere metaversi. Quindi questo argomento sono convinto, questa slide possa parlare in maniera intrigante dell'argomento, più però anche se è un ribaltamento dell'argomento più che un proseguo, ovvero perché sono qui a parlare di questa comitiva e perché sono felice di farne parte. Allora, questo va letto dal basso verso l'alto, lo so, è stata una cosa un po', mi piace essere artistico. Dal metaverso ci connettiamo al nostro familiare multiverso, non confondere col negaverso, quelli sono cattivi.
Dunque, che cosa volevo dire con questa slide? Molto semplicemente ci tenevo a far presente che, almeno per me è stata la prima volta, per questo metto da mani a manti dicendo la mia esperienza, mi ha fatto venire la pelle d'oca dalla realtà virtuale alla realtà vera, passare dal conoscere persone soltanto in VR, per la prima volta in VR, condividere così tante a loro, a chiacchierare, a parlare di sé, chi siamo, di dove andiamo, di cosa vogliamo fare, tanto che poi a un certo punto, senza rendercene conto, ci conoscevamo come ci fossimo sempre conosciuti anche dal vivo. Quindi inevitabilmente poi non andiamo a conoscere alcune persone dalla realtà. Nulla, così, eravamo entrambi di Milano, bam, o meglio, in questo caso no. Le persone che vedete in queste foto sono qui in questa stanza, o meglio, quasi tutte. Ovviamente quel signore lì lo potreste vagamente riconoscere, proprio chissà chi è, non ho proprio idea di chi possa essere. Oppure questo signore bruttissimo qua, ovviamente no, è ancora ricercato per crimini. Questo utente Max non è attualmente presente perché ovviamente le persone sono sempre impegnate, ma questa foto è uno dei miei orgogli, onestamente recenti, perché queste sono due famiglie che si sono incontrate partendo solo dalla realtà virtuale e poi ci sono sempre io, in mezzo, infiltrato ci doveva essere. Ecco, per esempio, questa signora qui è Sami. Guardatela pure, fatela Sami, colpa, la voce di Piramide Zita. Grande Sami. Parlare, non lo so, devo parlare. Comunque, ciao. Il discorso che volevo fare con questa slide apparentemente ovvio, cioè dice vabbè, grazie, li hai conosciuti, li vedi nella vita reale. Sì, ma non è solo questo. Per me è stato incredibile pensare che una cosa apparentemente virtuale poi si sia riproposta come qualcosa di reale. Rapporti creati nella realtà virtuale hanno un effetto nel mondo reale. Tu dici, ma incredibile, cioè, per me, magari per voi no, è ovvio, ma per me non lo è stato affatto. In particolare, per me vedere, ora dirò Sami, che è una cosa, ma dopo aver parlato per ore con Sami, con i suoi figli, vederli dal vivo, cioè i suoi figli sono, per dire, in quella foto lì, quindi stavi lì, ci chiacchieri, ci giochi, ci spari razzetti, ma dopo ore, mesi passati insieme, vederli dal vivo in quella tavola, ovviamente la prima volta li ho visti dalla porta, mica sono entrato dalla sala da pranzo, però mi sarebbe piaciuto, certamente. Vederli dal vivo è stata un'esperienza incredibile, perché voi direte, magari chi dei metaversi 2D potrebbe avere un'esperienza simile, e ce l'ha, ma io dalla realtà virtuale mi ha donato una cosa che non credevo. Il conoscerli è difficile da spiegare, ma io queste persone le conoscevo a un livello istintuale, come se le avessi sempre conosciute dal vivo. Quindi mi sono domandato, ma c'è davvero una distinzione tra il tipo di esperienza reale e il tipo di esperienza virtuale? Perché io, quando ho incontrato quella famiglia o quell'altra famiglia dal vivo, per me è stato come conoscerli da sempre, anche se non li avevo visti in faccia, avevo visto le foto, ma non avevo visto la faccia che si muoveva, le movenze, il modo di parlare, la voce, compensato quasi tutta l'esperienza, e io mi sono emozionato e sono stato a casa loro fino ad avere l'abbiocco post pranzo, che vabbè, lasciamo perdere quella della foto in alto, però il punto è un'esperienza in cui mi sono sentito parte di un gruppo di amici, come se fossi sempre stato lì. Quindi quella qui, dalla definizione di comitiva, è nata, o meglio, è nata prima, però è stata riproposta davvero. Cos'è una comitiva a differenza di una community? Un gruppo di amici che conoscono, si vedono, si frequentano e soprattutto, il sottolineo, si conoscono. Non siamo solo un gruppo di persone che, vabbè, mi incontro, gioco, chi si conosce. No, noi portiamo avanti anche conversazioni, dialoghi che si possono legarci anche oltre. Infatti io ho programmato diversi appuntamenti per incontrarmi con la maggior parte delle persone con le quali mi sono legato di più, perché per me non vedo degli avatar, io vedo delle persone che parlano attraverso una maschera, se vogliamo, ma è una maschera, è come stare a carnevale. Non è che voi a carnevale non fate amicizia con un tizio con la maschera, perché c'ha la maschera, ma il resto c'è. Quindi introduco l'ultima slide, e probabilmente meno male, perché direte, mo, meno male, che sì, è giusto la domanda. Però intanto vai avanti con la slide, così si gustano le foto, e poi, sì, e poi parliamo. Quando questa è l'ultima, proprio, cioè c'è un'altra dopo, però è... Chi è la domanda? Alla tua destra, Rubin.
Aspetta, c'era già prima, c'era prima anche Kraft che era prenotato. Se vediamo l'ordine di comunque. Buonasera, eccomi. Sì, allora, sì, aspetta, facciamo parlare prima Kraft. Volevo dire a tutti che è stato bello. E volevo dire anche, anche da noi nel mondo di Kraft, come dice Eva Cry, che anche lei ha conosciuto parecchie persone dalla Open Sim in Real. Ovviamente anche questo l'abbiamo fatto quasi tutti, ecco, in modo tale anche da conoscersi in realtà, oltre che davanti a un PC. Va bene che quest'anno è stato un problema anche per il Covid, eccetera. Poi, oltre a questo, volevo leggere un'altra domanda da parte di Mariposita, che praticamente chiede che noi, che è tanto importante relazionarci, come ha detto anche il nostro amico qua presente, con una grafica buona come lo è a Kraft, dove possiamo costruire fantasiosi mondi belli con grafica superiore, e vogliamo sapere se il vostro mondo sta lavorando in miglioranze per sembrare meno cartone animato. Ecco. Ok, grazie. Intanto io saluto Mariposita che ha allestito, e la ringrazio, allestito lì la location, poi quando vedrete il video di questo evento vi renderete conto di che lavoro che ha fatto Mariposita. E saluto chiaramente Eva Cry, che è del nostro staff, sta facendo la diretta streaming ed è una delle tutor di Edu3D, che è la comunità di pratica di insegnanti dove fanno dei corsi di Blender e di tanti altri software per gratuiti per lo più. C'era qualcun altro che si era prenotato? A questo punto sì, c'era Bruna anche. Se vuoi rispondere qui, Enrico, se vuoi rispondere qui. No, prendiamo l'altra domanda e vediamo se sono simili, meglio. Ok, allora Bruna, tocca a te. Meglio ottimizzare. Da dove arriva? Sì, da YouTube? Dove... Silon uguale X quadro, vai, ottimizziamo la linea. Allora, c'è prima di tutto una domanda della nostra Ino, che dice... Sì. Sentite? Sì. Ok. Questo è ad avere amici in game, anche se non proviamo a parlare. Come sta a conoscere in vita reale? Questa è una domanda di uno. Poi la seconda domanda, che invece viene da Lorenza, da YouTube, dice: siamo in questi mondi per incontrare, conoscere, arricchirci, quindi questo incontro è molto importante, ma sarà l'inizio di una collaborazione, se non integrazione, tra mondi diversi? Ok. Tre domande. La seconda mi sento molto di rispondere, mi sento di rispondere, e già nei fatti la collaborazione per poter realizzare questo evento, eccetera, si rende conto di come la cosa sia già in atto, e quindi possono nascere solamente delle cose belle. Ok, per motivi di tempo non siamo riusciti magari ad esplicare al meglio, però per l'apertura di questo gruppo non legandosi a un singolo gioco è importante da sottolinearla. Quindi sì, la collaborazione con tutti i metaversi è altamente promossa dal nostro gruppo. Noi non nasciamo in un gruppo, in un gioco, nasciamo come concetto. Ho esplicato tre concetti, non tre software, non ho detto noi siamo questi tre giochi e basta, questi tre programmi e basta. Ho esplicato i tre cardini, che poi appunto possono essere pure più di tre, io li ho solo sintetizzati così. Dunque, con quei tre cardini non siamo legati a nessun software in particolare, e se c'è qualcuno che ha cardini simili, l'abbiamo detto prima, ben venga, ci uniremo a loro e saremo ben felici di conoscerli. Come ho detto, Oculus Community Italy, Tech Ita, tutti i gruppi che abbiamo incontrato finora, se avevano la voglia di collaborare col nostro gruppo, con estremo piacere l'abbiamo sempre fatto, e ne sono sempre venuti fuori degli scambi di ogni livello, culturale, informatico. Quando abbiamo conosciuto VRChat Italia, ne è venuto fuori un mondo tridimensionale che abbiamo creato tutti insieme,
un po' di uno, un po' dell'altro, ed è venuto fuori il VR Chat Italian Hub, che attualmente è il più visitato mondo italiano di su VR Chat, perché ovviamente abbiamo il gruppo più grande di VR Chat a promuoverlo. Quindi le collaborazioni sono importanti e le abbiamo sempre promosse. Ma per rispondere invece a, diciamo, tra le due domande, la domanda più, sì, quella di Dino è decisamente la più importante. Dunque, la, cioè nel senso, decisamente quella più, meglio rispondere subito. Dino cara, sfortunatamente è chiaro che la VR e i mondi e i metaversi offrono limiti alla comunicazione tanto quanto ne offrono il mondo reale. Diciamo che il livello di ostacoli è elevato in entrambi i casi. Nella vita reale ci sono persone che saranno cattive o saranno buone con te, a prescindere, con te persona caso che ha problemi a parlare o no, a prescindere, proprio perché alcune persone sono diverse. Allora, per esempio, tu sei venuta nella nostra comitiva, ad esempio, e hai sempre fatto chiaro e presente le tue difficoltà di interloquire con noi, però tu sei qui oggi con noi dopo mesi e ti sei sempre divertita con noi, hai sempre chiacchierato con noi, per cui, come hai visto in queste fotografie, come fare amicizie poi nella vita reale dalla vita virtuale, tu praticamente lo sta essere se stessi e a continuare a chiedere, a cercare persone che, filtrando tutte le brutte persone che si potranno incontrare, perché sì, ovviamente esistono, come sempre citando Checco Zalone, ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, esistono anche le persone brutte in questo mondo come nell'altro, come in ogni metaverso, persone che si divertono a farti soffrire perché sei diverso, per qualunque diversità, puoi essere qualunque, puoi parlare con l'R moscia o puoi non parlare affatto, qualunque cosa. Quindi basta, bisogna filtrare, avere solo un po' di forza e pazienza, purtroppo, per resistere alla tentazione di pensare che tutte le persone sono come quelle brutte e arrivare a trovare quelle buone. Noi, per esempio, abbiamo cercato di essere il più possibile un gruppo che promuove ogni forma di conversazione a prescindere, perché si parla a prescindere con tutti, e questi appuntamenti sono stati frutto di ciò, chiacchiere pure, senza alcun limite, nessuno ha mai giudicato nessuno per com'era. E quindi continua esattamente come stai già facendo, mi sento di dire a te, come mi sento di dire agli altri invece che potrebbero essere in ascolto con una situazione simile. Bisogna purtroppo resistere e andare avanti e essere se stessi, e finché non si trova inevitabilmente un gruppo come il nostro, che ovviamente cerchiamo di espandere e promuovere. Vediamo, se la risposta è stata abbastanza turn off speech, scusate. Dunque, proviamo a rispondere all'ultima domanda, che è quella più difficile da rispondere, ovviamente, che era fra, se non ricordo male, la domanda, fra, aiutami. Ti chiedo, ricordo tu, tanto bene la domanda. L'operatore che era crashato, e allora... Sempre affidabile. Potrei riavere la domanda in breve, perché lo so che non sono... un leggermente dimenticato, cioè era talmente complicata che mi ero preparato tutta un leggero rewind, altrimenti passo oltre e poi me la dici dopo se volete. Sì, sì, poi la affrontiamo dopo. Io intanto sto piazzando la camera che mi era caduto l'altro operatore. Vabbè, tanto se qualcuno si ricorda la domanda è ben accetto. No, era qui, c'era una domanda che è scomparsa, ok. Forse ha cliccato e ha sbagliato. Vabbè, comunque questa è l'ultima, è la penultima slide, quella però con l'ultimo tema. Quindi a questo punto la domanda posso rispondere dopo aver definito questa slide, che alla fine non ha molto che non è stato già detto. Alla base di questo, la parola comitiva è stata già esplicata. Cosa c'è dietro una comitiva? Un gruppo di persone che ha un rapporto di amicizia che va ben oltre però appunto il conoscersi e il non vedersi mai più. Io vedo questo gruppo come un gruppo di amici che vedrei ogni sera, come vedrei il mio gruppo al baretto sotto casa, solo che il baretto sotto casa non esiste, quindi così. La parola meta però non era stata esplicata e la esplico alla fine. Meta nel senso che trascende. Questa è la mia, diciamo, risposta al dilemma reale versus virtuale. La comitiva poteva benissimo chiamarsi comitiva virtuale. Perché non ho scelto comitiva virtuale? A parte perché sarebbe stato, madonna, quanto noioso. Ho deciso di chiamarla meta comitiva perché volevo che si intendesse appunto questo rapporto che queste foto esplicano in una maniera perfetta. Rapporti che si possono creare con questi mondi, con questi metaversi, come avete detto anche voi, anche in 2D, sono a tutti gli effetti reali tanto quanto
i rapporti che si farebbero a una stazione, alla metro, eccetera. Però ovviamente non si può negare che non sono uguali allo stesso modo. Cioè, non c'è la fisicità, non c'è il corpo, come hanno spiegato più e più volte da Second Life e OpenSim, ovviamente non c'è neanche lo stesso livello di grafica, non è lo stesso tipo di realtà. Ma ha effetti sul mondo reale? Sì, direi che questo è un esempio lampante. Quindi se ha un effetto sul mondo reale, qualcosa di virtuale, si può davvero definire del tutto virtuale? Beh, in parte sì, in parte no, ed è per quello che ho usato la parola meta, per indicare un tipo di trascendenza, per indicare la differenza fra cosa che è del tutto virtuale, quindi non ha alcun effetto sul reale, perché se è virtuale, di fatto non è reale, ma per me ciò che è reale, proprio di definizione, è una cosa che ha un effetto sul mondo reale. Se qualcosa ha effetto sul mondo reale, attualmente diventa reale ai miei occhi. Ovviamente questa è più filosofia che altro e non mi intrometto, non sono un filosofo. Però, ripeto, sto solo giustificando la mia esperienza e perché ho scelto il termine che ho scelto, per innescare un dibattito che secondo me, a trattarlo, parliamo per un'altra 3 ore, quindi mi fermo semplicemente qui dicendo ho scelto la parola meta per rispondere a reale versus virtuale. Per me non c'è una battaglia fra un reale e un... Per me... La tecnologia VR e quindi anche i metaversi che la incarnano, ma anche i metaversi che non hanno bisogno della VR, incarnano un concetto che trascende la realtà e quindi non merita di essere chiamato solo virtuale, perché virtuale è qualcosa di finto, è qualcosa che appunto non è reale, non ha effetti in realtà fisica. Mentre qui, non voglio dire ho toccato altre persone, sarebbe bruttissimo da dire, ma ho avuto delle reazioni reali, degli effetti reali per qualcosa che ho fatto in un mondo virtuale, quindi mi sono rifiutato di chiamarlo virtuale. In realtà è virtuale tecnicamente, ma non metaforicamente, e quindi ha toccato il cuore veramente tanti. E ci sono anche altre domande. Ultima slide di domande. Ringraziamento e domande, e poi basta, potete andare okay. A casa dopo le domande, non ha bisogno di spiegazioni. Tra l'altro, Enrico, ho notato che avevi messo anche la mia mamma, l'ho notata solamente adesso, e praticamente quella foto lì è legata a un piatto di orecchiette alla pugliese domenica scorsa, quindi ricollegandoci al discorso di prima, c'è molto poco di virtuale, anche se virtuale a dir da tutto il dizionario ci dice che è un qualcosa che è in potenza, cioè quindi un qualcosa che può poi concretizzarsi. Vedo 3 domande, allora in prima c'è Second Life, poi Bruna, poi c'è Bordo, Luca Bordo. Allora partiamo da Second Life. John, se vuoi parlare. Sì, allora intanto ha più o meno già risposto in effetti, perché Seta chiedeva se c'era tempo, e c'è evidentemente, puoi chiedere sul riferimento del discorso su ciò che ha provato riguardo all'emozione nel conoscere le persone. Se io gli tocco l'anima con un'azione, una rappresentazione, una frase, gliela tocco virtualmente o realmente? Io aggiungo, ed è più un corollario a quello che è stato già detto, è proprio un altro di quei grandi dibattiti che penso esistano anche in Craft, ma sicuramente esiste su SL, proprio sul questa cosa di virtual real, completamente la real life dalla Second Life. Altri come me che pensano che la virtual life sia soltanto una estensione della real life, una protesi, ma non ne possa che fare inevitabilmente parte. E quindi, commentando quello che chiedeva Seta, mi viene da dire che è evidente che le emozioni che si provano in un ambiente, in un metaverso, siano reali a tutti gli effetti. Potremmo pensare che magari siano diverse nella loro evoluzione, non so se mi spiego. Nel senso che molto spesso delle dinamiche sono invertite o comunque differenti a causa di uno strumento che pone davanti le parole all'aspetto fisico.
per dire la cosa più grossolana. Per quanto riguarda, chiudo, infatti, qualcuno che l'aveva chiesto e confermo anch'io, da parte di Second Life la massima disponibilità affinché questa non sia appunto solo la seconda, ma sia la seconda di una lunghissima, seconda e ultima, ma la seconda di una lunghissima serie di collegamenti tra i mondi. No, finito. Benissimo. Fantastico. Okay, se vuoi rispondere subito a questa, vuoi dare un pensiero? Diciamo che sono stato molto contento di sentire che ho volontariamente risposto alle domande, alla domanda in parte, ovviamente. E a questo punto, più che una domanda, è un pensiero, appunto, do il mio. E sono d'accordo che nel dibattito io mi schiererei dal lato più del se il contatto di una rappresentazione tocca la propria anima, chiunque ha ognuno ha una definizione di anima diversa, ma diciamo anima. Secondo me quella interazione è a tutti gli effetti reale, è una versione diversa della RL, ma non è di meno della RL, al massimo non si può dire di più, è un extra dell'RL, si aggiunge, come poi hai aggiunto tu del resto, io la vedo come una protesi, io sono uno studioso di ingegneria, ma il mio obiettivo finale sarebbe creare protesi, ora non è venuto fuori perché non c'entra niente, perfino il mio soprannome lo rispecchia, Bionic. Per me anche la bionica è qualcosa di un extra, la tecnologia che ci upgrada, non è che ci sostituisce, non è che io prendo il braccio, me lo taglio e mi metto un altro braccio. Se non ho il braccio me lo aggiungo con la tecnologia perché mi serve un braccio. La VR è come la VR è alla realtà ciò che la bionica è a un corpo umano, non è una sostituzione, ma è un'aggiunta laddove lo si ritiene necessario. Ed è per quello che c'è un parallelismo ironico, almeno dal mio punto. Quindi per me la realtà virtuale va definita come qualcosa di più che impotenza o finita, perché appunto tocca qualcosa che non è fisico, l'anima, o magari è fisico, e se è fisico, allora le interazioni che facciamo qui sono reali. Ma basta, questa è filosofia. Benissimo, benissimo. C'era anche Bruna che si era prenotata. Io tra l'altro volevo, Cissetta che ha una sensibilità, credo che si percepisca qua in space, tra l'altro... Seta è protagonista di alcuni eventi culturali molto interessanti e questo evento fa sì che questi mondi si incontrano. Io invito quelli di Altspace ad andare a conoscere questi mondi come Second Life e OpenSea per vedere cioè quello che viene prodotto proprio a livello culturale. Volevo solamente dire anch'io che per quanto mi riguarda io sono un augmentatista. I mondi virtuali sono esattamente quello che ha espresso benissimo Enrico, una sorta di protesi, un'estensione delle nostre capacità. Bruna, allora, YouTube vogliono interagire? Sì, siamo a due domande. C'è Claudio che ricorda che la domanda che Enrico non ha risposto è la seguente riguardo la grafica. Dice, allora vi accontentate di grafica da cartoni animati per sempre o state lavorando per migliorarla con una grafica da bambini, attirate tanti bambini? Poi, ok, ora ricordo la domanda. Ok, c'è una sorta di puntualizzazione di Lorenza che dice, a proposito di virtuale, non direi virtuale, direi immateriale, perché l'immateriale è parte del reale. E poi suggerisce su questa storia di virtuale, materiale, reale, bisognerebbe aprire un'ulteriore discussione. E io sono d'accordo con lei. Ok, va bene. Allora, la domanda della tecnica, allora rispondo molto rapidamente. Io personalmente, come ho detto già prima, in quanto ingegnere promuovo futuro ingegnere, io promuovo la praticità più dell'estetica, per cui per me se una cosa funziona è molto più importante che non se è bella o no. Io poi sono cresciuto con la Disney, per cui per me i mondi disegnati in 2D erano tanto reali perché mi insegnavano lezioni di vita di più di quanto mi potesse insegnare il mondo tridimensionale in cui vivevo in grafica full 4K, qualunque cosa sia la risoluzione del nostro occhio, non entro in questo discorso. Comunque, per me l'estetica è un extra che dipende dal soggetto in questione. Per me, i cartoni animati mi hanno insegnato un sacco di cose belle, quindi potessero rimanere per sempre, dipende dalla nostra concezione. Per me un cartone animato è bello tanto quanto il mondo reale ha il suo perché, però di sicuro
la tecnica, non è opinione mia, a livello tecnico stiamo andando verso un incremento grafico, il limite è la tecnologia, non, ingegneri come me stanno lavorando allo scopo di incrementare, magari in futuro sarò proprio pure io a partecipare a questo incremento, ma stiamo lavorando affinché si vada verso una grafica più avanzata, certamente non stiamo puntando a regredire l'estetica dei mondi virtuali allo scopo di migliorare la praticità. Però mondi come Allspace del resto si evolvono, nel frattempo sono pratici, cioè creano la possibilità dell'interazione in potenza con l'estetica ridotta, perché la tecnologia non lo permette, e poi piano piano la tecnologia arriva. Purtroppo la nostra mente corre molto più velocemente della nostra tecnologia. Noi sognavamo i telefoni prima di averli, sognavamo i robot nel XX secolo, ben prima di averli. Io ho letto Isaac Asimov. Isaac Asimov era un signore molto simpatico, non è vero, non l'ho incontrato a bar l'altro giorno, assolutamente no. Un signore però che vedeva cose che non esistevano al suo tempo e guardava solo un paio di passi avanti, e sognava robot, e tutti i suoi scritti parlavano di realtà che ancora oggi non abbiamo. La nostra mente va troppo veloce, la tecnologia arriva dopo. Stiamo lavorando verso la tecnologia per estetiche avanzate. Concludo. Devo imparare a concludere più velocemente. Ok, se non ci sono c'è anche Bordo, c'è Bordo che si è prenotato. Bordo. Poverino, stava proprio sul bordo degli ultimi, e quindi scusate. Bordo era sei quella foto che avete visto all'inizio, che parlava dei primi tre della meta cognitiva. Esatto, ovviamente non, gli non si somiglia più. Salve. Perché non voleva essere. Salve a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto. Allora, sì. La mia più che una domanda era una conclusione finale, in modo da. E allora non lasciamo poi sentire alle vostre cose. Mi sentite, vero? Sì, vai pure. Perfetto, ok. Niente, la mia considerazione era questa. Volevo semplicemente ringraziare Enrico, che l'ho già fatto tante altre volte, ma ringraziarlo qua davanti a questo mondo, cioè l'unione. Ti è mutato, sei stato mutato, ti hanno mutato. Ti hanno tagliato. Aspetta. Sui ringraziamenti è successo qualche cosa di strano. Possiamo dare il megafono? No, si è mutato, Enrico? È mutato. Mutato, non so perché si è mutato, non riesci a smutarti, mannaggia, che è successo? Succede. Facciamo che cavolo, proprio il momento in cui mi stava facendo i complimenti, qualcuno là sopra sui complimenti, alza la mano di nuovo, perché che mi stavo vergognando, ti ho mutato, no non è vero, rialza la mano e ti ridiamo. Riprova. Che cacchio, risulta che ce l'hai, waiting consent, riprova. Non è che si è staccato il microfono, io ho sentito tipo. Prova. Il microfono. Sì, ci sei. Prova, sei. Parla. Vai. Perfetto. Continua a farmi complimenti, che mi stava piacendo tanto. Vado in velocità e chiudo velocemente. Allora, volevo, ripeto, ringraziare Enrico, perché comunque ha unito due mondi diversi, anche grazie a Francesco, e lo invidio perché comunque, nonostante il tempo sia sempre poco, è riuscito a far tanto e tanto veramente. Tempo e raggruppando tante persone con idee diverse, con pensieri diversi, tutte sotto un'unica sfera, che è appunto il divertimento, ma cosa molto importante, non è solo il, come diceva prima, che purtroppo, per fortuna, porta anche persone diverse che puntano più al gioco e basta, quindi persone, tra virgolette, un po' da gioco e vado via. Lui è riuscito a trattenere anche persone, ok? Anche per altri scopi, quindi scopi molto più importanti rispetto a un gioco, questo vi dice tantissimo. Quindi grazie Enrico che ha fatto questo, per la quale sono qua adesso, e spero di vederti anch'io nella realtà, come con Francesco, come con Sammy, come con tanti altri. Quindi ecco, semplicemente un ringraziamento a tutto questo. Ok, dai, grazie. Io penso insieme, che conclusione dai, migliore non ci poteva tutto. Essere. Cosa ne dici? Pagato guarda... poco per dirlo, pochino proprio. Luca, hai detto proprio delle cose sacrosante. Enrico veramente sta unendo tantissima gente, è un pifferaio di prima categoria. Lui lo sa, molti lo sanno qua dentro. Se vedo un erede in piramide, quello lì, ragazzi.
Detto ciò, siamo arrivati alle 11:20, siamo arrivati, siamo andati abbastanza oltre a quelli che sono, ma si sapeva, ero sicurissimo, non sarebbe potuto essere altrimenti. Allora, io fra un po' sblocco il palco. Voi dovete sapere, amici di Craft, amici di Second Life, c'è questa tradizione, di solito abbiamo degli strumenti che ci permettono di tenere il palco bloccato, ma in questo caso prima chiedo allo staff di venire qui sul palco, che questa probabilmente è l'ultima puntata di questa stagione. Ne abbiamo fatte tante a partire da dicembre, poi non abbiamo saltato un giovedì, forse o due. E adesso andiamo verso il caldo, eccetera, eccetera, ma stiamo già pensando a un nuovo format. Rubin, se puoi venire qui, vieni anche tu, Rubin, perché ci tengo. Tutti quelli che fanno parte dello staff, chiaramente, idealmente c'è uno staff che sta negli altri mondi in questo momento, quindi saluto Sergei, saluto Alba è anche qua e di là, c'è il dono dell'ubiquità, la nostra porta fortuna Cecia, che le voglio un bene dell'anima, lei ci porta sempre fortuna, ci ha messo tanto impegno e ha imparato a fare lo streaming. Vediamo chi che riuscirà a dimenticarmi. Dico dove finisco, tra l'altro. Ecco, dietro di te. Rosario, vieni anche tu. Vieni Rosario, vieni Tony, vieni qui Cinzia, vieni qui. Sapete chi è che fa parte di questa bellissima squadra, non è stato detto, però va sottolineato, il team, lo staff del Magic Root Show è un team ibrido, è fatto delle migliori esperienze di quei mondi 2D, di Second Life, di OpenSim, ho nominato prima Eva Crai, che è una docente di Edu3D, ma anche di questi ragazzi che sono a metà comitiva, o della mia amica Cinzia, a cui voglio un bene dell'anima, che prima o poi ci vedremo, finiremo in quelle foto, Cinzia. Lei l'ho trascinata dentro questi mondi di pazzi, lei non c'entrava niente con i mondi virtuali. Tengo a fare questa foto di gruppo, ci dovrebbero essere altre persone, manca Matteo The Pixel Chips, che abbiamo tutte persone che dal pubblico, dagli incontri del lunedì di Enrico, sono diventati parte integrante dello show, ci hanno aiutato, hanno fatto parte dello staff e su questi palchi che sono sempre stati gremiti. Dalla prima puntata, molto spesso gli spettatori sono diventati protagonisti. Io credo che c'è veramente di che essere orgogliosi di queste community che si stanno unendo. Adesso facciamo una cosa bellissima. Adesso sblocco il nostro esploratore di mondi, che aprirà un portale e da tradizione si va da qualche parte, e la gita è un altro elemento essenziale, no, del Magic Root Show. Credo che posso dire che il prossimo format, che l'ha già un nome, non fanno così i professionisti, non lo dicono mai, ma noi non siamo professionisti, noi siamo dei dilettanti allo sbaraglio che ci divertiamo un casino e che con questo spirito facciamo delle cose, credo, gregge. Si chiamerà Pyramid Café Show. Si può entrare? Senti? Adesso ti sento, sblocco lo stage adesso. Ok, potete entrare, potete arrivare, già sbloccato lo stage. Volevo solo dire una cosa da parte di Dino, che ha scritto poco fa e ci tiene che io la dica, perché io prima. Andiamo su Dream. Sì. E dice: mi volete bene? Lo chiede e chiede se noi saremmo disposti a essere la sua famiglia. Se siamo disposti a essere la sua famiglia. Oddio mio, Dino. Ma vieni qua che ti facciamo un abbraccio grandissimo. Adesso gli facciamo tutti un abbraccio a Ino. Ino è venuta in questa community, credo che tutti le vogliamo bene. Certo, noi siamo non c'è alcun dubbio. Siamo una grande famiglia, Ino.
Ok, venite qua, dai, venite qua sullo stage. Conclusione più bella di questa non ci poteva essere. Si parlava anche di sentimenti, si parlava di queste cose, di sensibilità. Beh, questo lo voglio significare anche agli amici di Second Life, a Seta. Ti posso garantire che quello che proviamo qui da questa parte con la realtà virtuale è un qualcosa di molto simile. Si vive veramente la compresenza. Faccio la foto, io non ho partecipato perché ha continuato. Ok, ok. Allora, Tony, sei pronto con il portale? Ho una gran voglia di sicuramente unirmi prendere questo teleport. Ringrazio tutti, Bruna, ti ho ringraziato in tutti i modi. Qualcuno mi dimenticherò. Sappiate, Andrea, sei dei nostri, ci hai provato, ma va bene stesso, sarà per la prossima. Sami, siamo la prossima stagione. Un gruppo molto, molto fiatato. Ciao Ciccio, ciao a tutti. Allora, vedete questa sfera, questo è il nostro tag. Cliccate la pallina. Credo che verrò non so se c'è qualcuno che mi aspetta. Scrap to the ball. Mi stacco il visore, facciamo una bella foto qui con questo link che ci unisce. Grazie a tutti, è stata una cavalcata straordinaria. Ok, lo streaming viene spento, ci vediamo a Craft. Un bacione grande a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Per chi ci segue dallo streaming. Ciao e grazie agli operatori streaming di tutti i mondi. Ciao. Ciao Sergei, ciao a tutti. Ok. Un attimo. Vado. Tony, direi che possiamo partire. Vai, go. Lancia il... Perfetto. Madonna che stanchezza, mamma mia.